Ciao a tutti gli amici di Terrani.it, oggi vi parlerò di un bel po' di scarpe da corsa definite daily trainer, scarpe da allenamenti quotidiani, scarpe con le quali è possibile effettuare non solo la corsa leggera spensierata, comunque anche sostenuta, ma affrontare quei tipi di allenamento che servono per evolvere in una certa maniera nello stile e nella prestazione della corsa, se avete intenzione di raggiungere qualche obiettivo, non limite, i limiti magari superarli per raggiungere un obiettivo specifico su quella che può essere la distanza dei 10 km, dei 20 km, la mezza maratona o la maratona stessa, che magari vi allenate tutti i giorni in maniera specifica e diversificata e poi andrete a affrontare in gara con una scarpa forse un po' più protettiva, perché se siete atleti evoluti 40 km ce li potete fare, se siete atleti che vanno già a un ritmo più lento, magari se pensate di fare una maratona sopra le 3 ore, una scarpa un po' più morbida, ammortizzante e comoda potrebbe essere comunque una scelta migliore per farvi arrivare alla fine più riposati, con meno traumi, perché sono scarpe queste comode, sì, però con un certo limite. Dovete saper correre sempre, sempre su una velocità sui 5 minuti al chilometro, diciamocelo, e essere atleti almeno in peso forma, non dico in peso atletico, ma almeno in peso forma, e comunque essere anche un po' preparati già di suo. Queste sono le scarpe fondamentalmente che una persona giovane, una persona che pratica sport, quindi una persona in forma, decide di voglio dedicarmi alla corsa, bene, entra in negozio, queste sono le scarpe che più si adattano a questa persona per poter correre con un certo ritmo, con un certo passo, e appunto cercare di evolversi e correre tutti i giorni comunque per star bene, se è solo quel che vuol fare, come ad esempio io non mi pongo degli obiettivi, voglio correre tutti i giorni, mi piace correre tutti i giorni, anche solo 8 km, 10, 12, magari ho anche il tempo, perché allora posso farne 14, 16, un'ora e mezzo massimo tra prepararmi, bene, una di queste scarpe è quella che mi metto ai piedi e esco e vado, magari posso correre a 4,30 alcuni chilometri e alla fine essere un po' più stanco, andare un po' più calmo, diciamo che comunque queste scarpe bisogna impegnarsi. Se avete un po' di stanchezza della giornata, una stanchezza proprio pregressa, non tutte sono quelle che vi permettono di andare a ritmi sopra i 5,15, 5,20. Alcune di queste vi permettono di correre anche in maniera più lenta e anche comoda, però non tutte sono adatte a questo. Molte di queste scarpe fanno ormai parte di questo settore, faccio presente tipo l'Asics Cumulus, che è alla sua 22esima edizione, la Saucony Ride, siamo alla 13esima, la Ghost anche, e qui con la New Balance 880 siamo alla 10esima, insomma scarpe che hanno una loro storia, mentre le altre sono un po' più giovani, molto giovani, ad esempio la Asics Evo Ride, la Mizuno Sky Rise e la Topo Athletic Ultra Fly terza versione. La Oka 11 Clifton è alla 7ª edizione, è una tra di queste scarpe un po' più trasversale, poi vi spiegherò il carattere un po' di ognuna di queste scarpe. Ecco, per ritornare al discorso prima, se volete una scarpa con cui andare a un certo ritmo e andare più veloce, le scarpe un po' più adatte a aumentare il ritmo sono la Asics Cumulus, la Topo Ultra Fly 3
la Saucony Ride 13, scarpe con cui andare anche più lenti quando siete un po' stanchi sono la Mizuno Skyrise, la New Balance 880 e la Ogawa One Clifton 7. Le scarpe come la Brooks Ghost 13 è una scarpa che permette più di tutti di avere un certo ritmo, una certa costanza e di far il passo molto molto corretto e sempre molto comodo. Come comode fondamentalmente sono tutte queste scarpe, però anche lì dipende anche dal ritmo con cui si affronta. Ad esempio la Topo Ultrafly 3 è una scarpa molto comoda da indossare, ti fascia molto bene, però almeno io quando ci vado a correre, ecco, ne riesco a carpire l'anima, a sentirmici bene solo quando vo a un certo ritmo sotto i 4,30 e con un certo tipo di passo che ha una rotondità, perché questa scarpa mi dà quella sensazione felpata in quel momento. Se riesco ad avere un appoggio di tipo mediale, un passo tondo, bello, e mentre invece se vado un po' di tallone e ci provo, ci devo provare e sono un po' lento, non riesco proprio a tirarne fuori il suo carattere. Quindi insomma, questo è per me. Altri invece la trovano buona anche a ritmi più inferiori. Insomma, dipende molto, sempre, sempre, dalla capacità, dalla fisicità anche dell'atleta, perché potete essere atleti leggeri e trovare in questa scarpa una A3, una scarpa ammortizzantissima per lunghissime distanze, così come anche per la New Balance 880. E insomma, diciamo, tutto quello che si riferisce a questo tipo di scarpe varia molto anche alla condizione, al tipo di passo dell'atleta stesso. Io faccio più fatica a correre con scarpe che hanno un certo differenziale tacco punta che supera gli 8 mm, quindi per quanto trovi comode da indossare e ottimamente ammortizzanti, ho un tipo di difficoltà quando supero un certo chilometraggio ad avere il tallone che mi batte a terra, per esempio, mentre altri che effettuano quel tipo di passo molto tallonato si sentiranno molto più protetti da avere quel tipo di contatto. Quindi ci sono cose che posso dire riguardo alla scarpa che naturalmente sono molto molto relative, sempre ricordatevi questo. Adesso iniziamo a parlare di un po' di ognuna di queste scarpe, senza andare nei numeri, nelle misure, nei pesi, perché fondamentalmente tutte queste scarpe hanno un'intersuola che sta sui 30 mm di stacco del piede a terra e insomma poi hanno dei differenziali che variano, magari su quello ve lo potrò dire più specificatamente, perché incide sulla vostra, il vostro approccio proprio alla corsa, che può essere appunto del tipo più tallonante o più di mesopiede. Quindi parliamo un po' della Saucony Ride 13. La Saucony Ride 13 è una scarpa che presenta una struttura dell'intersuola con differenziale tacco punta di 8 mm, una misura intermedia che permette quindi un passo sia poggiato di tallone che di mesopiede. La struttura dell'intersuola poi è fatta per rendere più efficiente il ride del piede, ovvero quel movimento naturale del carico del piede che dal momento dell'appoggio fino al momento della spinta va a caricare più sulla parte esterna. E questo ride è favorito al fine poi di rendere più efficiente il momento dello stacco. Questa non è una scarpa di quelle rimbalzine, nessuna dei Li Trainer è rimbalzina come certe scarpe moderne, ma riesce a essere a supportare bene la corsa più spinta, rendere efficiente il passo e non affaticare il piede, perché non è una scarpa di massima ammortizzazione ma molta comodità
è data anche dalla presenza di una sottosoletta interna con un materiale soffice che appunto permette al piede di non affaticarsi durante il movimento, la distensione. La calzata è molto compatta nella zona dell'avampiede, è una calzata che vi fa sentire proprio il senso della performance, molto fasciante e molto stabile, al contrafforte tallonare, che ha una conchiglia molto rigida, ma anche delle imbottiture generose che vi avvolgono il piede e vi fanno sentire a vostro agio. Questa è una scarpa che proprio mettete i piedi e vi sentite molto molto sicuri, molto comodi, e potete pensare appunto di dire: ok, con questa vado a spingere, e nei momenti in cui siete un po' più stanchi o la tabella di allenamento lo prevede, fare anche un passo più lento e comunque avere la giusta protezione. E poi questa è la Top Athletic Ultrafly 3. Come tutti i modelli Top Athletic, presenta una struttura della tomaia molto comoda, con la zona avampiede larga e una zona mediale molto ben rastremata, che fascia e sostiene bene la zona mediale, e un contrafforte tallonare che tra i modelli Top Athletic mi risulta il migliore per come è costruito. Ha una sua flessibilità, buone imbottiture, quindi va a fasciare molto bene la zona del tallone e del tendine di Achille senza alcuna pressione, ma è anche stabile grazie a una piccola conchiglia interna e a quest'altra conchiglia esterna che va a stabilizzare molto bene la seduta del piede e aiutare chi effettua anche un passo tallonato. Anche se devo dire, questa scarpa, proprio per il suo differenziale tacco punta di 5 mm, è più adatta a chi effettua un appoggio di mezzo piede. Offre comunque un supporto, un minimo supporto all'iperpronazione, perché ha un inserto di gomma un po' più dura rispetto a quella del corpo dell'intersuola, che è più rigida, e quindi dà un supporto minimo a chi effettua il passo un po' caricato nella parte interna, stabilizzandolo. Quindi scarpa che ha un suo grado di ammortizzazione dell'impatto a terra se effettuate il passo di tallone, ma che secondo me esprime il meglio di sé quando si va appunto non solo con appoggio del mezzo piede, ma con un passo anche veloce. Questa scarpa, se io ci ho corso comodamente anche in maniera lenta, ma ho iniziato a entrarci in sintonia quando correvo con un passo sui 4,30. A quel punto ho tirato fuori il suo carattere nel piacere con cui questa scarpa tocca terreno, si flette col piede quando si va veloci. Molto felpato, un contatto a terra molto, molto soffice, piacevole. Insomma, è una scarpa secondo me più adatta a chi corre con una certa obiettivo di performance, con un impegno, ma con un passo comunque forzato, ma allo stesso modo rotondo, leggero, ultra fly appunto. ASICS Cumulus 22. L'ASICS Cumulus 22 è una scarpa che ha un'intersuola molto strutturata grazie agli inserti in gel nella parte posteriore e qui invisibile anteriore, che forniscono un buon grado di ammortizzazione dell'impatto a terra e anche forniscono una sorta di cuscino che permette al piede di riposare, non tanto di riposare, di non affaticarsi troppo dal momento della spinta, e permette una corsa molto molto performante, come è anche performante il carattere della tomaia, compatta,
molto compatta sul piede, che al momento della lacciatura vi schiaccia proprio dentro e vi fa sentire proprio una sensazione di wow, partiamo veloci. Questa scarpa vi spinge a andare con impegno, con velocità, ma è comunque molto comoda da indossare. Qui abbiamo una grande imbottitura, grandi tessuti, insomma soletta e sottosoletta che forniscono comodità di seduta, insomma una scarpa molto curata e che riesce comunque a essere discretamente ammortizzante, soprattutto se avete un passo poggiato di tallone. Mizuno Skyrise. La Mizuno Skyrise è una scarpa comodissima da indossare, una sensazione di rotondità sul piede, generosissime imbottiture nello stabilissimo contrafforte tallonare, molto ben fatta. È tra le scarpe dei retrainer quelle che permette un passo un po' più comodo e rilassato, grazie anche a un inserto qui di gomma tecnologia X-Pop, quella presente anche sulla Skyrise 3, che è la scarpa penso più ammortizzante che esista proprio dell'impatto a terra. Ed ecco, questa scarpa favorisce una corsa non tanto spinta quanto agile, rotonda, calma, e favorisce anche magari l'atleta un po' più pesante, perché magari non è proprio in forma ma ci vuole arrivare, e comunque riesce ad avere un buon passo di corsa grazie proprio all'elevato grado di ammortizzazione che fornisce al momento dell'impatto, comunque rimanendo ben stabile grazie a questa struttura dell'intersuola che in questa zona dà un momento di appoggio molto stabile e un momento di ammortizzazione interna elevato. Una scarpa quindi più adatta ai ritmi lenti, e quando dico lenti parlo sui 5 al chilometro e anche un po' di più, per brevi, medie uscite, e non, diciamo, potete anche effettuarci grandi stacchi, ma non penso sia la più adatta per i lavori proprio di sviluppo della velocità, quanto un lavoro di corsa quotidiana comoda per insomma sviluppare il gesto. Una scarpa quindi molto comoda, riposante e diciamo piacevole per una corsa piacevole. Ecco, volete una corsa piacevole, questa Mizuno Skyrise vi fa proprio sentire il piacere del correre senza pensieri. ASICS Evoride. Questo è il secondo modello di ASICS che prende parte a questo confronto di Daily Trainer. Un'eccezione che mi sono permesso di fare, visto l'ampio catalogo ASICS che si è sviluppato negli ultimi tempi con l'introduzione, oltre alla linea delle classiche, della linea Ride, della linea Blast, quella fatta delle scarpe dotate di ammortizzazione rimbalzina che le rende moderne e divertenti, diciamo non proprio le scarpe con cui allenarsi tutti i giorni, mentre la linea Ride diciamo lo permette. Questa Evoride è il modello un po' più leggero di cosa ha di differente rispetto alla linea classica? Sì, ha il gel, va bene, ha una tomaia ben fatta come le altre scarpe, ma introduce un concetto differente nel rapporto del passo a terra, che è un po' più tipico magari di Oka, per dire. Qui abbiamo un passo che viene favorito dal rocker, da
punto dalla curvatura dell'intersuola. Abbiamo un differenziale tacco punta di 5 mm, ma una pianta del piede ampia, anche nella zona mediale, che quindi assomiglia in qualche maniera al concetto sviluppato da Oca anche nella Clifton. Quindi favorisce il movimento del piede per non far affaticare il piede al momento dello stacco. Non è una scarpa con cui spingere, ma una scarpa con cui entrare in ritmo di corsa e farlo in maniera piacevole e poco affaticante per le zone dell'avampiede, per le falangi. Quindi gel presente comunque al tallone, che ammortizza molto bene, rende molto piacevole proprio il momento del contatto a terra, che poi si sviluppa in maniera molto fluida e leggera, poco affaticante. Quindi una scarpa con cui uscire anche qui tutti i giorni a correre su brevi, medio, anche medie distanze, con un buon ritmo, in maniera tranquilla più che spinta, e una scarpa per star bene, per vivere bene la corsa in maniera spensierata. New Balance Fresh Foam 880 V10. La New Balance Fresh Foam X 880 V10 forse potrebbe essere considerata una vera e propria A3 per il livello di ammortizzazione che offre, ma è comunque una scarpa leggera per essere una A3, fascia in maniera molto più avvolgente, non rilassata come spesso fanno le A3, una scarpa, come vedete, molto compatta e filante nel disegno, un puntale ben strutturato, un contrafforte tallonare che ha un'ottima conformazione, ma non quelle imbottiture che spesso si ritrovano nelle scarpe categoria 3 massima ammortizzazione, e che anche modelli Daily Trainer offrono in maniera più generosa, ma comunque veste in maniera molto confortevole, molto leggera sul piede, comoda durante il passo, così come anche solo a portarla ai piedi, ed ha un materiale dell'intersuola ben ammortizzante che riesce a proteggere molto bene il piede e a non farlo affaticare durante il passo anche sulle lunghe distanze. Questa non è una scarpa con cui correre veloce, ma è una scarpa con cui poter sviluppare il lungo lento, perché ve lo rende piacevole sia al momento dell'impatto che al momento dell'esecuzione. Se siete atleti ben già evoluti e volete andare a fare ultra distanze come un passatore, questa scarpa è una delle possibili migliori scelte, proprio per il modo in cui veste e il modo con cui si rapporta al fondo l'ammortizzazione. Una scarpa quindi daily trainer da inserire per quelli che sono i lavori lunghi e lenti, e poterli fare in maniera piacevole. Oca 11 Clifton 7. La Oca 11 Clifton 7 per dimensioni sembrerebbe una scarpa massima ammortizzazione, sembra anche quasi essere molto più spessa delle altre dei trainer, ma in verità non lo è. È il modo con cui è costruita l'intersuola, che ha questi bordi alti rispetto al piano della seduta, quindi sembra molto più gommata, ma le misure in fondo sono lì. Il differenziale tacco punta è basso, stiamo parlando di 4-5 mm, oddio, comunque siamo lì, e è molto comoda, è molto trasversale, dicevo prima, perché questa scarpa sì, può essere una scarpa da allenamento tranquillo quotidiano per atleti evoluti che vogliono anche compiere degli scatti, perché riesce a essere molto springy, come dicono, che ti dà quel momento di accelerazione rimbalzosa iniziale che poi tieni in velocità.
molto comoda al momento dell'impatto a terra, anche per atleti un po' più pesanti, e che quindi per un atleta leggero sotto i 70 kg e che corre in maniera agile, ecco, questa potrebbe essere proprio una scarpa a 3. Veste in maniera molto leggera sul piede, la tomaia è ben traspirante, è proprio differentemente dalle daily trainer, è quella che sembra quasi non vestire il piede, nel senso che la indossi e la senti leggera, come quasi se non l'avessi ai piedi, una bella sensazione. A me piace, io come barefoot runner mi piace quel tipo di assenza di pressioni, ma non solo, perché il fatto di non dare pressioni potrebbe significare che non tiene il piede, invece questa scarpa tiene molto bene sul piede. Rispetto alla versione precedente è stato proprio ridisegnato il contrafforte tallonare per offrire un senso di stabilità maggiore che magari la versione precedente non dava, e poter essere qui anche da chi magari venendo dalle scarpe tradizionali potrebbe sentirla quasi una scarpa leggera e poco stabile. Non lo è proprio il suo modo di essere, una scarpa che non si fa sentire e che non si fa sentire durante il passo, molto stabile, perché ha una grande pianta d'appoggio, quindi passo ben favorito dalla sua struttura del rocker, una scarpa che vi permette di andare tranquilli con passo calmo o comunque veloce, spensierati su brevi, medie distanze, e vi permette anche, se avete intenzione di affrontare di una maratona, di prepararvi con una sola scarpa per i vari tipi di allenamento. Forse non è adatta alle ripetute veloci, magari serve una scarpa che ti dà un po' più di supporto al momento di spinta. Questa scarpa ti dà un momento di supporto alla rullata, non tanto alla spinta. Dicevo, appunto, facilita il movimento del piede, ma se volete qualcosa un po' più di efficace al momento della spinta, tra i modelli Oka magari il Carbon X potrebbe essere quello che in quel tipo di lavoro più impegnativo vi supporta al meglio. Brooks Ghost 13. La Brooks Ghost 13 è il modello di produzione Brooks che più incarna lo spirito del soul runner, ovvero il corridore che vuole andare a correre senza pensieri, e lo vuole fare in maniera calma, lo vuole fare in maniera anche un po' più impegnata, senza dover pensare alla scarpa. Io corro e basta. Questa scarpa veste in maniera molto comoda, il piede dentro ti senti bene accolto, ben fasciato, una scarpa che è presente ma senza pressioni, ti dà un senso di comodità e di sicurezza che ti permette proprio di dire ok, io posso correre, ciao, non penso altro, non penso se la scarpa può darmi qualche problema. Ed ha anche un livello di ammortizzazione elevato per la categoria, molto elevato, molto stabile, e stabile anche durante il passo. È una scarpa neutra, ma comunque grazie alla particolare tecnologia dell'intersuola che usa due tipi diversi di gomma, riesce a, come dire, supportare quel ride del piede, quel spostamento di carico che effettua durante lo svolgimento della rullata. Questa più di tutte, proprio per il suo differenziale tacco punta di 12 mm, è quella che favorisce il passo rullato, il passo un po' del principiante della corsa, perché è questo che proprio incarna sta scarpa. Lo spirito del surrunner ha anche di quello che vuole iniziare a correre, e
per la prima volta e impegnarsi a correre tutti i giorni per star bene, e che quindi non ha una corsa evoluta, magari è anche un atleta in forma, perché ha praticato altri sport, magari ha fatto calcio, ha fatto ciclismo, ma non sa correre in una certa maniera, e questa scarpa, proprio in quanto ha un differenziale tacco punta di 12 mm, è quella che più si adatta a quel tipo del passo del principiante, che è praticamente l'evoluzione della camminata, e lo fa appunto in maniera comoda e anche stabile. Più ancora della Ghost 13 potrebbe essere interessante proprio per il principiante la Adrenaline 21, che praticamente è la stessa scarpa, ha un diverso tessuto della tomaia, ma fondamentalmente è veste nella stessa maniera, ha lo stesso tipo di intersuola e con i due tipi di gomma differenti nella parte esterna e nella parte interna, ma è dotata anche di una tecnologia, questi guide rail, che diciamo controllano l'iperpronazione. Voi magari siete un corridore principianti, non sapete neanche se soffrite di iperpronazione, o magari all'inizio che correte siete neutri, ma con la distanza scoprite di essere iperpronati. Ecco, nel momento stesso in cui si presenta questa iperpronazione, avete queste guide che vi rimettono in linea, e quindi ancor più della Ghost, la Adrenaline 21 è la scarpa perfetta per il principiante. Bene, spero di essere stato abbastanza esauriente, di non avervi spero di non essere stato noioso, spero di essere stato abbastanza esaudiente. Naturalmente questa è una linea di principio, ripeto, poi dovrete parlarne con il vostro negoziante di fiducia, sentire la scarpa sul piede e fare la scelta che vi sembra più adeguata alle vostre esigenze. Quindi scarpa che sentite vostra al momento in cui la calzate, che sentite attiva, che riesce a far parte della vostra fisicità, e naturalmente il vostro negoziante e anche il vostro preparatore, se ne avete uno, ascoltarlo, vi consiglierà la scarpa che più si adatta a quel tipo di lavoro che dovete fare. Quindi magari non basterà nemmeno una di queste, magari due di questi tipi di scarpe potrebbero essere anche utili, perché cambiano un po' il rapporto con la corsa, e in una certa maniera riesce a stimolare. Guardate, a volte basta un millimetro di gomma in più al tallone rispetto all'avampiede, che vi cambia un po' il tipo di passo da effettuare, e è una cosa che può essere positiva, perché va a stimolare in una certa maniera il piede, va a stimolare quindi tutta la struttura, magari a modificare un po' anche il vostro assetto di corsa, e sono cose che rompono con la routine, e come stimolo possono far bene se introdotte in una certa maniera, in un certo tipo di lavoro. La ripetizione quotidiana del solito gesto alla fine può essere deleteria, quindi bene stimolare la corsa, stimolare il corpo cambiando ritmo, cambiando velocità, cambiando, magari correndo meno chilometri più sparati e il giorno dopo più calmi, mischiare durante l'allenamento scatti e passi lenti, insomma stimolare diversamente il corpo fa sempre bene se fatto in una certa misura. Non esagerate con gli allenamenti, con le lunghezze. Quando lavorate in velocità fatelo in una certa misura, se non siete abituati fatevi sempre consigliare dal vostro negoziante di fiducia e da un preparatore atletico. Va bene? Ciao ragazzi!